Ben ritrovati ai telespettatori di Sport Channel 214, ben ritrovati al nostro appuntamento con Un Caffè Con. Siamo ospiti di Rusticus a Serino e siamo in compagnia di Valeria Lanzara. Ciao Valeria. Ciao. Valeria, tra un po' cominceremo a raccontare di te. Tu sei una ballerina, sei un'insegnante, tante altre cose che ho imparato a telecamere spente mentre ci apprestavamo a registrare questa nostra intervista, che sono felicissima di fare, perché non è facile incontrare una ballerina professionista irpina e che è lanciatissima nel palcoscenico europeo. Tu hai realizzato il sogno di ogni bambina, cioè quello di diventare ballerina. Quando hai cominciato? Come hai cominciato? Raccontaci un po' di te. Allora, io devo dirti che ho cominciato relativamente tardi, perché avevo 9 anni e ho cominciato per gioco, perché mia sorella, la più grande, noi siamo tre sorelle, la più grande frequentava un'associazione teatrale e questa associazione prevedeva lezioni di stretching una volta ogni tanto e mi disse un giorno: no, io devo mostrarti la mia insegnante di danza perché tu sai fare la ruota, sai fare la spaccata, quindi davvero con la goliardia di una bambina, 9 anni, ho detto sì, devo venire. Da quel momento non l'ho più lasciata, mi sono resa conto che non potevo vivere senza. Non è stato un percorso proprio lineare, perché il mondo della danza non è un mondo semplice, però con il tempo sono riuscita proprio a realizzare il mio sogno, perché in realtà sono 4 anni che lavoro con questa compagnia francese, parigina, Love a Job, con cui è una compagnia di danza contemporanea, con cui facciamo un lavoro sperimentale. È una cosa molto, molto, molto bella, molto carina, perché immagina che la danza sia qualcosa di ingessato, magari che risponda a delle regole precise, perché noi immaginiamo la danza classica. Sì. Parlare con te fa capire che non è assolutamente così, perché tu balli qualcosa di... Dancehall. Dancehall. Io sto imparando qualcosina parlando con Valeria. Di che si tratta? Allora, Come ti dicevo prima, quando sono andata a Parigi per fare questa audizione, per sostenerla, ero convinta di ritrovarmi a fare un'audizione contemporanea, ma in una maniera un pochino più ortodossa. Invece mi sono resa conto che in questi 3 giorni di audizione, è stata un'audizione abbastanza... A Parigi l'hai fatta? L'ho fatta a Parigi, sì, alla Menagerie de Verre. Mi sono resa conto che in questi 3 giorni non corrispondeva a nulla all'idea che io avevo e sono stata ben felice, perché è stato un lavoro che mi ha permesso di studiare canto e di studiare questo stile giamaicano per 8-9 mesi più o meno di prove. Abbiamo fatto lezioni di canto, il progetto prevede l'incontro proprio tra il dancehall e canti polifonici in francese antico a più voci, e quindi ci siamo ritrovati ogni giorno a fare lezioni con questi maestri giamaicani che vengono da Kingston, che ci hanno trasmesso questo nuovo stile che oggi insegno sia al country che al Centro Studi Danza Olimpia Mirabella. Quindi tu, se posso un po' tradurre, prendi la tua cultura fuori e la riporti qui in Irpinia, dove sei nata, quindi trasmetti un po' quello che hai imparato anche vivendo in Francia, immagino, per quei mesi, insomma, in cui hai dovuto sostenere questa audizione e portare avanti questo lavoro che adesso ti porta in giro per dei teatri molto importanti. Tu, ripetiamo, sei un'insegnante di danza, quindi insegni a Mirabella e dal country, però poi il tuo lavoro di ballerina professionista ti porta in giro a guardare teatri, ad essere osservata da vicino da un pubblico anche di esperti. Qual è l'emozione di vivere questa carriera che, come dicevo all'inizio, tante bambine come te sognano? Allora, la cosa simpatica che ogni volta che mi trovo a pensarla è che in generale si pensa che, siccome si è un po' più esperti, magari sono 4 anni che faccio lo stesso spettacolo che in giro per l'Europa, ci si abitui. E invece la bellezza della danza è proprio l'adrenalina che hai a ogni spettacolo. Ogni spettacolo, a prescindere da quante persone poi ci sono a vedere, perché possono essere migliaia o centinaia, festival importanti oppure meno importanti, hai sempre quella tensione che ti fa dire: Madonna mia, speriamo che andrà tutto bene, speriamo che non capiterà nulla, che poi secondo me è collegata al rispetto che tu hai per la disciplina.
quando ti interessa davvero quello che fai, a prescindere anche del posto, perché magari capita che io faccia spettacoli anche qui ad Avellino ed è la stessa voglia di fare una bella figura. Senti, qual è la cosa che ami di più della danza e qual è invece la cosa che temi anche di più della danza? Allora, la cosa che amo di più è che riguarda sia il momento, la situazione in cui ballo, in cui quindi sono una ballerina, e sia l'insegnamento e il circolo di emozioni. Il fatto che con il tempo io ho capito che avere una passione è qualcosa che dà senso alla vita. Quindi in prima persona, quando la vivo, mi sento fortunata, perché è una forza che ti accompagna sempre, a prescindere poi delle cose che ti capitano. Magari i momenti, e questo si collega alla paura, l'aspetto un po' più precario della danza, i momenti in cui magari il corpo può cedere perché possiamo farci male rispetto agli altri lavori, magari anche una semplice distorsione, per gli altri lavori tu puoi continuare a lavorare. Con la danza dipende. Mi è capitato e ho avuto un problema più o meno serio ad una caviglia, sono stata operata, sono stata in convalescenza e devo dirti la verità, però, che io credo che sia vero che le cose le apprezzi quando stai per perderle. Per fortuna io non ho perso la danza, però l'essermi fatta male mi ha fatto capire che probabilmente potevo anche non ballare più. Quindi ti dico la verità, quando ho fatto l'audizione ero fresca, operata, quindi il mio fisioterapista mi disse: Valeria, mi raccomando, ora inizia con piano piano, con il lavoro in mezza punta, quindi non con le scarpe da punta. Io ho fatto un'audizione di 3 giorni a Parigi con le punte, saltando sulle punte, con le dita incrociate, dicendo: questa è una situazione che io non posso perdere perché dipende da me se la perdo, e poi vediamo come va. E per fortuna la mia caviglia ha retto benissimo. Magari è normale che a volte ho avuto più o meno dolori, ma mi sono ripresa ballando. Senti, sembra assurdo? La ballerina, no, sai perché non credo sia assurdo? Proprio perché ho un'altra curiosità che credo tutti abbiano, ed è legata all'immaginario comune che noi abbiamo della danza. Un po' le ballerine a volte danno anche il senso un po' della sofferenza, anche fisica, delle costrizioni anche a volte. Spesso credo bisogna mantenere anche un determinato regime alimentare. Noi tutti immaginiamo i vostri piedi che sono costretti nelle scarpette, sulle punte. È così? In generale è così. Però devo dirti che all'inizio magari lo è di più. Perché una bambina che si avvicina per la prima volta alle punte comincia a scoprire tutte, da una parte, le cose positive di metterle, di approcciarsi, dall'altra i doloretti, le prime vesciche, un pochino di sangue. Quindi all'inizio può spaventare. È normale che se hai delle insegnanti preparate di fronte a te, appassionate, ti faranno subito capire che le cose positive sono maggiori rispetto alle negative. Poi con il tempo ci si abitua. Per esempio, io mi rendo conto, ma più perché i miei amici me lo fanno notare, che ho dei ritmi assurdi. Spesso mi dicono: tu non sei umana. E secondo me è una cosa che dà la danza, e sono felicissima per questo, perché magari io vedo tra le mie coetanee persone che sono pigre o che magari per uscire semplicemente per fare una passeggiata si annoiano perché devono lavare i capelli. Io ho fatto i chilometri, non me ne sono accorta magari, però e questa è la cosa brutta di quando magari sei costretta a stare a letto perché sei fatta male. Beh, perché credo sei abituata a fare tante cose. Che la danza ti dia anche molta disciplina, forse è lo sport, se possiamo limitarci a dire che la danza è uno sport, che ti inquadra moltissimo da quando sei piccolina. È bello vedere la tua passione, i tuoi occhi brillano, al di là insomma, della bellezza dei tuoi occhi e del celeste che aiuta, ma sei veramente appassionata, lo sei anche da insegnante, so bene, una nostra comune amica che salutiamo, mi parlava di te, ciao Rosaria, mi parlava di te e mi raccontava di questa tua passione, davvero si vede, cioè, trasmetti. Sono felice, io in realtà desidero insegnare da quando sono piccola.
ovviamente quando ero piccola giocavo al, come gioco di ruolo, c'era cioè l'insegnante e l'allievo, io facevo entrambi perché magari le mie sorelle non volevano giocare e quindi io scrivevo apposta i temi con errori e poi con la penna rossa mi divertivo a cerchiare e a correggere e alla fine è una passione però che mi sono ritrovata perché io insegno da quando ho 20 anni, magari è capitato anche in un momento in cui forse non ci pensavo, l'avrei posticipato un po' se fosse dipeso da me, ma come situazione l'ho presa al volo e sono felicissima perché questa è un'altra cosa importante, io sono felicissima di fare la ballerina e sono felicissima di tutte le emozioni che vivo, che condivido con il pubblico, del post spettacolo dove ricevi complimenti e magari anche critiche, però ricevi uno scambio che arricchisce sempre. Però secondo me l'emozione e la soddisfazione che ti dà insegnare, trasmettere un messaggio quotidianamente, trasmettere una passione, sono più grandi. Sono più grandi anche perché, per esempio, ora nella scuola di Mirabella, che sono 4 anni che esiste, il Centro Studi Danza Olimpia, mi rendo conto della differenza, magari rispetto all'inizio. Ora le bambine sono più disciplinate, magari sono loro, anche se hanno 4 anni, a dire ai genitori che lo chignon non è fatto abbastanza bene o che sono in ritardo per andare a danza o che magari anche le ragazzine più grandi non vogliono andare via. Le ore volano in sala danza e magari all'inizio lo era solo per noi insegnanti. Una soddisfazione, ora, immagino. È una soddisfazione grandissima. Allora Valeria, tu hai tante cose da raccontarci, tante cose interessanti e io ho tante cose da chiederti perché tu non sei solo una ballerina ma anche molto altro. Lo scoprirete nella seconda parte del nostro Caffè Con, a tra poco.